sapete, vero, perché sto prendendo la Vespa. Le storie su Instagram non le guardate mai. Ora non vi dico proprio niente, devo andare. E va bene, ve lo dico. Mi è stato affidato il compito di portare questa Vespa GT125L in Liguria e così, dopo un check-up dal meccanico e aver rimosso un leggerissimo strato di polvere dal mezzo, ho fatto il pieno al serbatoio e sono partito da Maranello alla volta di questa fantastica regione, in un coast to coast che mi ha portato dalla riviera di Levante a quella di Ponente fino al confine con la Francia. Un viaggio davvero unico ed emozionante. Vi auguro dunque una buona visione di questo video. Allora ragazzi, di fronte a noi la pietra di Bismantova, siamo verso Castelnuovo Monte in questo Vespa Vlog, benvenuti. Sto andando in direzione della Liguria e del Passo del Cerreto in questo momento. Alle mie spalle la città di La Spezia. Ho imboccato la strada panoramica che conduce alle Cinque Terre, quindi quando potrò cercherò di fermarmi per fare qualche ripresa. Di quello che è lo spettacolo che offre Rio Maggiore. Ora ritorno verso la Vespa e proseguiamo in direzione di Manarola, la prossima delle Cinque Terre. Ed è anche per queste cose che si viene in Liguria. Comunque, se ritengo la Liguria una delle regioni più belle d'Italia e anche grazie a borghi come Manarola e Rio Maggiore. Si può prendere il sole, rilassarsi, ammirando un panorama stupendo. Poi la regione è famosa anche per prodotti come questa, la farinata di ceci, specialità culinarie che bisogna assolutamente mangiare quando si viene in Liguria. Buonissimo. Ok ragazzi, con la splendida Portofino alle mie spalle voglio un po' ricapitolare quello che ho fatto da stamattina fino adesso. Dunque, sono partito da Maranello e attraverso il passo del Cerreto ho lasciato l'Emilia e sono entrato in Liguria, nella provincia di La Spezia. Dopodiché, come vi avevo detto, ho deciso di fare questo on the road da Levante a Ponente della Liguria per raggiungere il confine con la Francia, fermandomi nei borghi che io ritengo più belli in assoluto. Ho iniziato con le Cinque Terre, in particolar modo con Rio Maggiore e Manarola, che secondo me sono i due borghi più belli delle Cinque Terre. Ovviamente questo è il mio personalissimo parere. Credo che siano i più belli perché mi viene in mente, no, quando si pensa alla Liguria, immediatamente un borgo come può essere appunto Rio Maggiore o altrimenti Manarola. È ovvio che, ci tengo a precisarlo, le Cinque Terre sono tutte fantastiche e ognuna merita una visita. Bentornati ragazzi. Allora, sono
qui in un albergo a Savona, ho deciso di fermarmi per spezzare un po' il viaggio in due, perché comunque è abbastanza lungo arrivare fino al confine francese. Ci eravamo lasciati a Portofino con un piccolo recap di quello che era stato il viaggio fino a quel momento. Comunque, ho superato Genova, poi sono entrato nella provincia di Savona, dopo il comune di Cogoleto, e volevo provare ad arrivare fino al finale Ligure, ma invece è iniziato a fare buio, è iniziato anche un pochino a piovere, quindi ho preferito fermarmi poco dopo Savona. Sono nell'hotel B&B, appunto qui di Savona, molto, molto carino, come vedete alle mie spalle c'è la zona con tipo cabina armadi. Questa è la camera, ovviamente ne ho già approfittato per sdraiarmi un po'. Lì c'è una piccola scrivania e poi di qua si entra nel bagno. Se non sbaglio la luce. Il bagno tutto sommato abbastanza comodo e pulito. Ora mi metto un po' a lavorare al computer, ho già fatto una super doccia ovviamente. Mi metto un po' a lavorare al computer, a scaricare i file dei video, a montare un po' l'inizio di quello che poi sarà il video di questo Vespa Vlog. Poi dormo perché sono abbastanza cotto, abbastanza stanco. E ci vediamo poi domani mattina da bordo Vespa per ripartire insieme in direzione della Francia. Buonanotte. Buongiorno a tutti ragazzi, come vi avevo detto siamo di nuovo a bordo della Vespa. E il buongiorno stamattina ve lo voglio dare così. Guardate questo tratto di strada che conduce da Noli, comune che ho lasciato alle mie spalle, e ora si viaggia in direzione di Imperia. Guardate che strada spettacolare, tutto sul bordo del mare. Sul muretto una dedica per la nazionale campione del mondo dell'82 con tutte le firme dei giocatori. Allora ragazzi, mi sono fermato in questo market del Carrefour e per ben 2,24 euro ho acquistato uno yogurt da bere, delle banane e un po' di acqua. I market sono sempre un ottimo modo per mangiare e spendere poco. Intanto ragazzi, volevo mostrarvi una cosa. Siamo arrivati a Imperia, la città con il miglior clima d'Italia. Ora proseguo in direzione della Francia. Quella là in fondo è Menton. Se l'obiettivo dichiarato era quello di raggiungere la Francia, quindi la missione è stata praticamente compiuta,
In realtà il vero motivo che mi ha messo a bordo della Vespa e mi ha portato a fare il cost to cost di tutta la Liguria era quello di riconsegnare la Vespa al legittimo proprietario, che si trova a Carpasio, un paese qui dell'entroterra Liguri, nella Valle Argentina. Quindi arriviamo fino al cartello del confine, alla dogana, così possiamo dire intanto questa prima parte di averla completata, poi mi rimetto a bordo della Vespa e guido attraverso l'entroterra, entrando poi appunto nella Valle Argentina, passando da Dolceacqua, Triora, che sono due borghi meravigliosi che, se capitate da queste parti, non potete assolutamente perdervi. E dopodiché finiremo appunto questo viaggio a Carpasio. Quindi andiamo alla dogana e poi ci rimettiamo a bordo della Vespa. Più avanti ci sono i militari, quindi meglio rispettare il lavoro di tutti. Ora là in fondo, per l'ultima volta, salutiamo Menton e possiamo ritornare alla Vespa. Ok, partiamo e ci vediamo a Dolceacqua. A dopo. Ok ragazzi, ho parcheggiato lo scooter qui. Questo è un borgo che merita di essere osservato in silenzio. Davvero spettacolare. Di sopra c'è il castello Doria, il ponte, e da lì il punto in cui Monet piazzò il cavalletto e rese immortale attraverso un quadro questo borgo. Davvero stupendo. Seguiamo. Ok ragazzi, attraverso questa strada abbastanza stretta stiamo raggiungendo Molini di Triore, quindi passando poi nella Valle Argentina. Il panorama è incantevole. Abbiamo lasciato alle spalle il mare, non si vede più da qui. Stiamo entrando ovviamente nell'entroterra. Ora guido, penso, manchino ancora 15 km circa a Molini di Triora, che tra l'altro è famosa anche per il fiume, per dei laghetti in cui fare il bagno, rinfrescante ovviamente. Finisco di guidare in questa strada e poi ci vediamo a Triora. Direi che questo cartello con Cabotina, qui le streghe danzavano con il diavolo, faccia ben capire la particolarità di questo luogo. Con lo spettacolo di Triora alle mie spalle, prendiamo la Vespa e andiamo a Carpasio, pronti per concludere stavolta per davvero il viaggio on the road della Liguria. Ci vediamo sulla Vespa. Ed eccoci qua. Dopo una bella doccia siamo giunti finalmente a destinazione. La Vespa è stata portata al legittimo proprietario. Alle mie spalle potete vedere Carpasio. Spero che questo video, questo viaggio on the road in Vespa, vi sia piaciuto. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!